Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Scusate la location, ma sono arrivata da lavoro, adesso tra un po' ho l'allenamento, il workout, e però ho un attimino di tempo e volevo girare un video che, come sicuramente avrete letto dal titolo, è un video haul. Dal 9 al 12 ci sono state le vendite di Collistar. Se mi seguite sapete che grazie a mia cugina partecipo circa 2-3 volte, 2 volte a questa tipologia di vendite, che c'è tutto al 50, al 70, addirittura alcune cose all'80%, e poi partecipo ai Super Secret Sale una volta l'anno, se la memoria non mi inganna. Il 9 c'era appunto questa svendita super che viene mandata la mail ai dipendenti. Giulia, ciao, se stai guardando questo video, mi fai fare sempre un sacco di danni, però li ha fatti anche lei. Mi ha mandato appunto la mail, ho partecipato. Devo dire che sono stata abbastanza bravina, diciamo. Mi spiace che non ho trovato il latte detergente e l'acido ialuronico, il tonico all'acido ialuronico, di cui trovate una beauty recensione sul canale. Mi auguro al prossimo giro di trovarli, perché quelli sono fotonici e al 60-70% di sconto convengono. Però è andata così, apprezziamo quello che abbiamo. Allora, ho preso a metà prezzo, che a prezzo pieno costava 30, insomma 31 e qualcosa, l'ho pagato 16, scontato, l'olio rassodante doccia di Collistar, 400 ml di prodotto, ragazze, al 50% me lo sono voluto concedere. È da utilizzare sotto la doccia, è un prodotto al quale io non mi sono ancora, per così dire, approcciata, però vedo tipo anche Kate che parla un sacco di oli. Pian pianino sto provando alcuni prodotti di texture oleosa. Adesso mi avvicinerò a questo prodottino qui, vediamo un po' com'è. 400 ml di prodotto al 50%, me lo sono voluto prendere, probabilmente in condizioni normali, quindi non di questa super svendita, non l'avrei mai comprato. Così a 16 euro ho detto, ma sì, proviamo e insomma mi approccerò all'olio doccia, che bisogna utilizzare, ragazze, sotto la doccia, massaggiare su pelle umida e sciacquare. Vedremo un po' com'è. Fatemi sapere se l'avete provato, nel caso che cosa ne pensate, soprattutto dopo che comincio ad utilizzarlo, se vi può interessare una mia opinione a riguardo, chiaramente devo testarlo al meglio. Questo qua. Poi ragazze, sempre al 50%, quindi sempre sui 15 euro o addirittura 13 o 14, rispetto che a più del doppio, perché credo che anche qui eravamo sui 32 euro più o meno. Mi sono presa, ovviamente sempre di Collistar, l'oleo crema rivitalizzante elasticizzante per pelli secche e molto secche. Questo qui che non ho mai provato di Collistar. Diciamo che questa tipologia di svendita, che, alla quale posso partecipare grazie a Giulia, mi dà modo, nelle varie volte in cui c'è, di provare più prodotti di Collistar. Se mi seguite da tempo sapete che ne ho provati anche altri, sempre grazie a questa cosa. E quindi, scusate, allargo molto le referenze. Sono molto curiosa di provare questa, è una maxi size, ragazze, sempre 400 ml, vedremo un po' com'è. Fatemi sapere se l'avete provata e soprattutto se poi vi interesserà una beauty recensione, opinione, eccetera. Sapete che bene o male poi arrivano, ne parliamo, però se ho un po' di feedback, chiaramente sono più incentivata. Poi ragazze, ho preso un pack di tre maschere, sì, sono tre, ok, di una maschera che, se mi seguite, già vi ho fatto vedere che nei vari ordini, sempre grazie a questa cosa, mettevo sempre dentro. Nei Super Secret Sale stavano al 50%, adesso stavano al 70% perché costavano 4,12 € invece che 12 euro l'una, quindi ne ho prese tre al prezzo di una a prezzo normale, spero di essermi fatta capire. Maschera micromagnetica al collagene antirughe rassodante. Ne ho prese tre così perché l'altra versione all'acido ialuronico in tempo zero non ce n'era già più, al 70% di sconto, capisco. Queste ragazze, se avete modo, provatela, perché già ve le avevo fatte vedere, ne abbiamo già parlato, ma sono una roba fotonica, distensive, rimpolpanti, ultra idratanti, cioè buonissime. Poi ragazze, ho preso, per la modica cifra di 11 euro a packaging, pensate che a prezzo normale stavamo sui 33, ho preso una tipologia per tipo, mascara shock più matita Kajal, questa qui, a 11 euro invece che 33, cioè conveniva. Così ho modo appunto di provare questo mascara,
Magari poi le matite farò dei pensierini, però sono molto curiosa di provare questo mascara. Poi ho preso il mascara infinito, questo qui. Purtroppo c'era insieme anche la matita, però 11 euro veramente. Tenete in considerazione che questo è un mascara che da solo costa 18, parliamone. Perché quello che io avevo provato nella versione scura è un'altra tipologia che non era previsto in questi packaging. Sapete che in uno scorso ordine Hollister io avevo preso una tinta labbra che non mi soddisfaceva più, che non mi ha soddisfatto, non mi soddisfa più di tanto, magari poi ne riparliamo. E c'era una mini size di un mascara che non mi aveva fatto gridare al miracolo, ma era tutto nel packaging nero. Forse secondo me ha giocato su sfavore il fatto che fosse una mini size, però non era questo. Questo qui ho preso la versione infinito più matita casual. Poi ho preso il mascara volume unico. Adesso ho tre matite nere, probabilmente farò anche appunto dei pensierini perché matite nere, insomma, ne ho anche da utilizzare, però magari me le utilizzerò pure, insomma. Questo perché a questa cifra mi interessava provare tre mascara, così poi insomma li testo, li utilizzo, cerco di capire se posso trovare il mascara della vita, vedremo. Poi vi faccio vedere per ultime le cose che mi ha commissionato mia mamma, che tra l'altro ho appena sentito al telefono e gliele devo dare. Per me ancora ho preso Compact Eyeshadow, appunto sempre di Collistar, questo nuovo pack carinissimo, ragazze, che non credo vediate, ma è un leggero rosa, non è argento. Di questa linea, ragazze, idratante, liftante, rilascio colore immediato, lunga durata, texture sensoriale e impalpabile. C'è tutta questa nuova linea in questo packaging rosellino, ragazze, carinissimo. Li ho pagati al 70%, 4-5 euro. C'erano anche altri colori, però voi sapete la mia predilezione per il blu e il fatto che comunque nelle palette ci sono sempre pochi colori da questo punto di vista. Mi sono concessa questo ombrettino mono di questo blu cobalto, lo definirei quasi, che proveremo insieme, ragazze. Bellissimo. Se vi può interessare, questo ombretto mono è un blu mediterraneo, satin, chiedo venia, il 240. Ho altri due ombretti mono di Collistar di precedenti ordini. Fatemi sapere se magari vi può interessare non solo un video dedicato dopo che comincio a testarli, li proviamo magari insieme, facciamo un get ready, oppure anche un recap di tutto quello che ho provato, utilizzato, che possiedo di Collistar. L'altra versione che ho preso, ragazze, sempre della stessa linea, magari se non lo distruggiamo prima del tempo è cosa buona e giusta, ho preso. Bella questa linea, questi packaging innovativi. Smeraldo Frost, il 340, ragazze, sempre a 5 euro, erano al 70%. Questo sicuramente, ragazze, nelle feste credo che lo utilizzerò. Mi ha ispirato tantissimo. È un verde con delle pearlescenze. Spero si veda. Magari se non ci infilo l'unghia è anche cosa buona e giusta. Vedete? Oh, così si vede, guardate che bel verde. Non lo swatcho perché voglio testarlo subito in utilizzo senza swatcharlo. Se riesco girerò dei contenuti magari in first impression, vediamo se riesco. Se no, dopo che comunque comincio a utilizzarlo, ve lo farò vedere. Cioè, io spero che si vedano le pearlescenze. Non ho ring light, eccetera, ho la luce normale della cucina. Bellissimo. Io come ombretti mono appunto ne ho altri due di Collistar. Quando prendo gli ombretti mono, quando mi rendo conto che sono colori che difficilmente trovo nelle palette o comunque sono un po' particolari, e questi ragazze meritavano l'ombretto mono. Poi ho preso, allora, per mia mamma mi ha richiesto una matita professionale occhi lunga durata in colorazione acciaio per lei, perché lei ha gli occhi grigi verdi, insomma un colore un po' così, è bionda con gli occhi azzurri, non so non si direbbe visti i miei colori, però è così, mio padre è moro con gli occhi scuri. Matita professionale occhi, la numero 3 in colorazione acciaio, è questa bellissima matita qui. Sui suoi colori, in effetti, io spero si veda.
sono proprio i suoi colori. Io ne ho ancora, ho la nera e la marrone che non ho assolutamente ancora finito, quindi ok, però sono molto buone queste matite di Collistar. Magari il prossimo ordine integrerò così nel mentre faccio andare quelle. Matita professionale sopracciglia, ragazze, per mia mamma sempre, che mi ha commissionato la 4 colorazione moka. Anche queste stavano al 50%, invece che 19 euro, 9,46 euro. La colorazione mocha, vedete che quella delle sopracciglia, a differenza di quella degli occhi, ha il pennellino proprio tipico da sopracciglia. Non la apro perché ovviamente non è per me. E questa andrà a mia mamma. Poi a mia mamma ho aggiunto l'ombretto fumé, un matitone ombretto in tonalità fumé, ragazze, che è questo bellissimo matitone ombretto qui, della linea di Collistar, che si chiama Solo per i tuoi occhi, ombretto stilo lunghissima tenuta. Fatemi sapere se avete provato qualcosa e nel caso che cosa ne pensate. Queste tre sono per lei. L'ultimo prodotto che ho preso per me della linea stilo, in realtà vi dico, a onor del vero ne avevo messi uno per tipo nel carrello, poi mi sono un attimo trattenuta perché comunque va bene che erano al 50%. Però veniva un carrello un po' importante, quindi ho cercato di limitarmi a cose che effettivamente utilizzo in maniera molto più ciclica, ad eccezione forse magari degli ombretti mono, ma sono comunque ombretti che utilizzo, non è che non utilizzo. Prendere una tipologia per tipo degli ombretti, dei matitoni ombretto, tenendo in considerazione che comunque ne ho tolti perché era giusto toglierne qualcuno. Mi sono limitata a prendere, ok, della linea sempre matitone ombretto stilo, lunghissima tenuta. Mia mamma l'ho preso fumé. È quello avorio sostanzialmente, ragazze, che è quello da sottoarcata, che se mi seguite sapete che ho finito quello di Kiko, che vedrete nei Finiti Beauty di dicembre, che adesso sto utilizzando la matita burro di Collistar, che avete visto nell'ultimo Get Ready With Me targato Astra Makeup, che vi invito ad andare a vedere perché è un vlogmas bellissimo. Almeno andrò a metterlo al posto di quello di Kiko che ho finito, e nel mentre comunque continuerò ad utilizzare la matita burro, perché questi prodotti veramente vanno. Ho deciso di puntare questo ordine su cose che effettivamente utilizzo. Non è che avevo tutta questa grossa necessità, siamo sinceri, però siccome era tutto al 50, 60, 80%, ho voluto prendere alcune cose che comunque utilizzo senza abbondare. Avrei preso altro sì, ma ho cercato di fare un 50-50. Ecco, spero di essermi fatta capire. Nulla, ragazze, questo è stato il mio haul targato Collistar nelle super vendite, nelle super svendite di dicembre, grazie a mia cugina che ringrazio nuovamente. Ciao nuovamente se stai guardando questo video, quante volte ho detto nuovamente. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere se conoscete Collistar, cosa avete provato, se rispondetemi a qualche domandina del video, iscrivetevi al canale, mi stavo strozzando, se non siete ancora iscritte, lasciatemi un like di supporto e non ce la possiamo fare. E seguitemi anche su Instagram, dove mi trovate come C4Kate, e ci vediamo domani con un nuovo vlogmas, se non mi ingozzo prima. Ciao!